Favignana ancora nessuna traccia dei tre detenuti evasi dal carcere dell'isola. San Vito Lo Capo, 5 turisti in difficoltà tratti in salvo in mare dai carabinieri. Marsala, operazione antidroga dei carabinieri, arrestato un 50enne marsalese. Elezioni, inizia il rush finale della campagna elettorale, appuntamenti in tutta la provincia. Calcio, buon pareggio a Caccamo per il Mazzara, Rosella illude, Clemente pareggia. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca, 5 turisti in difficoltà sono stati tratti in salvo in mare dai carabinieri a San Vito Lo Capo. Il servizio. 5 persone sono state soccorse mercoledì scorso dai carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo. Si tratta di 5 turisti, 2 francesi, 2 norvegesi e uno svedese tra i 19 e i 49 anni. Le 5 persone, approfittando della bella giornata di sole, hanno fatto un bagno nel mare della località turistica. Ad un certo punto però, a causa di forti mareggiate, non riuscivano a tornare a riva. Altri turisti che si trovavano nella stessa zona hanno chiesto l'intervento dei militari dell'arma. Sul posto è giunta una pattuglia di carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio. Un appuntato dei militari dell'arma, attaccato a una fune, si è gettato in mare con l'ausilio di un canotto di salvataggio, ha tratto in salvo 3 dei 5 turisti. L'altro militare ha soccorso con un piccolo gommone di proprietà di privati altri 2 turisti. 5 malcapitati sono stati sottoposti a controlli dai medici del 118 intervenuti sul posto. E ancora caccia ai 3 detenuti evasi dal carcere di Favignana. Sentiamo. E ancora caccia all'uomo a Favignana, dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi 3 reclusi nel carcere dell'isola sono riusciti clamorosamente a evadere e a far perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche del caso, ma dei 3 fuggitivi ancora nessuna traccia. I ricercati sono l'ergastolano Adriano Avolese e gli altri 2 detenuti Giuseppe Scardino e Massimo Mangione. I 3 sono riusciti a uscire dal carcere dopo aver segato le barre della cella nella quale erano detenuti e poi calandosi con alcuni lenzuoli. L'allarme è scattato dopo qualche ora e immediatamente si è messa in moto la macchina delle ricerche da parte delle forze dell'ordine. 3 fuggitivi potrebbero essere ancora sulla maggiore delle 3 isole gadine, ma ovviamente potrebbero già aver lasciato Favignana, magari con l'aiuto di qualche complice. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, anche quella che potrebbe mettere in collegamento la fuga dei 3 detenuti con alcuni strani furti di gommoni avvenuti pochi giorni prima in tutte e 3 le isole egadine. Uno di questi mezzi potrebbe essere stato utilizzato per lasciare Favignana, un'ipotesi che però fino a questo momento non avrebbe trovato riscontro. Sta di fatto che dei 3 fuggitivi non si ha ancora traccia e le ricerche proseguono a ritmo incessante. A Favignana è anche arrivata una task force di uomini e mezzi dei carabinieri del comando provinciale di Trapani. Proseguiamo con la cronaca. Un marsalese è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Marsala. Si tratta del 50enne Angelo Ingrassi, accusato di produzione e detenzione di marijuana. Il 50enne sarebbe stato bloccato mentre entrava in una serra in contrada Birgi Vecchia. All'interno della serra sarebbero state coltivate 31 piante di marijuana. I militari avrebbero anche trovato 8 cassette con semi della stessa sostanza. Altri 9 barattoli contenenti 2 kg circa di marijuana sarebbero trovati a casa dell'uomo. Il GIP del Tribunale Lilibetano, nel corso della successiva udienza di convalida, ha sottoposto Ingrassi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune marsalese, con la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione nell'arco serale notturno, oltre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 6 giorni la settimana. Controlli della polizia a Trapani, multati 6 parcheggiatori abusivi, particolari nel servizio. Proseguono senza sosta a Trapani i controlli della polizia nei confronti dei posteggiatori abusivi. Nei giorni scorsi 6 posteggiatori sono stati sorpresi in flagranza di reato nella centralissima piazza Vittorio Emanuele mentre esercitavano inequivocabilmente l'attività abusiva di parcheggiatore e guardia macchine. Per 6 uomini è scattata la multa e anche il DASPO, ovvero il provvedimento previsto in questi casi dalla legge Minniti, in conseguenza del quale ai posteggiatori è scattato l'obbligo di allontanamento con divieto di ritorno nella stessa piazza
per la durata di 48 ore a decorrere dall'ora di accertamento. Inoltre, da specifici controlli espletati per verificare il rispetto degli ordini di allontanamento già emanati a loro carico, due parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi a esercitare nuovamente l'illecita attività, motivo per il quale nei confronti di un 50enne e di un 31enne è stata non solo applicata la sanzione prevista dal codice della strada, ma è stato altresì emesso dal questore di Trapani il divieto di accedere in piazza Vittorio Emanuele, rispettivamente per un periodo di 6 mesi e di 1 anno. Parcheggiatori abusivi anche a Mazara del Vallo. Alcune segnalazioni pervenute alla nostra redazione continuano a riguardare la presenza di questi personaggi nella zona di Piazzale Quinci e ora anche in un tratto del lungomare Mazzini, dalla zona dei ristoranti all'aperto sino alla scalinata di Piazza Mocarta. Ovviamente le segnalazioni spingono verso maggiori controlli che mettano fine a tale fenomeno. Ed ora apriamo la pagina dell'informazione elettorale. Comizio elettorale sabato sera in piazza Mocarta a Mazara del Vallo per Tony Scilla, candidato con Forza Italia alle elezioni regionali del prossimo 5 novembre. Assieme a Scilla sul palco anche i senatori azzurri Renato Schifani e Antonio D'Alì. Sentiamo. Senatore Schifani, una pagina nuova per la Sicilia, cominciando da dove? Cominciando dalla vittoria del centrodestra unito, Musumeci presidente della regione, Tony Scilla eletto in rappresentanza di questo bellissimo territorio. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. No al voto di protesta a favore di Grillo, sarebbe un voto inutile, un voto che butterebbe ancora di più nello sconforto i nostri siciliani, non se lo meritano. Senatore D'Alì, ultimi giorni di campagna elettorale, come dire, un'esortazione finale agli elettori. Ma io ho gli ultimi giorni più importanti, naturalmente, come sempre accade. Ma l'appello agli elettori è quello: votate Forza Italia e Musumeci, perché sono una garanzia di governo e una garanzia di rilancio per la Sicilia. Usciamo da 5 anni di disastro politico e amministrativo della sinistra e quindi l'alternativa non può essere certamente il Movimento 5 Stelle, che non ha nessun programma ma ha solo voglia di buttarla, come si suol dire, in caciara. Noi siamo invece seriamente intenzionati a riabilitare questa nostra terra attraverso un lavoro nelle istituzioni, perché nel panorama della coalizione Forza Italia rappresenta l'asse portante e la certezza del voto utile. Da trapanesi in generale, ma da mazzaresi soprattutto, cosa potremmo chiedere o pretendere da un nuovo governo regionale guidato da Danilo Musumeci? Innanzitutto Mazara deve ritornare protagonista nel Mediterraneo. Mazara è una città davvero internazionale, però sta soffrendo ormai da quasi 8 anni. Allora serve vincere le regionali, perché da lì bisogna partire per creare la giusta classe intelligente che possa andare a guidare questa città che oggi è senza guida. Allora prima avere il giusto ruolo nella politica che conta in assemblea, direttamente collegati con il governo regionale; secondo, lavorare affinché tutte le risorse, e ce ne sono davvero tante in città, possono davvero emergere, perché è davvero un momento triste, perché Mazara soffre maledettamente, c'è un ingorgo istituzionale, il mondo politico che non parla per esempio con il mondo imprenditoriale, non c'è assolutamente sinergia e quindi la città soffre maledettamente, e sul piano economico è davvero triste. Basta guardare per esempio la situazione del Porto Canale come esempio, ma anche quello dell'ospedale. Perché? Perché manca la politica, manca il riferimento provinciale. Allora serve, certo che serve. Allora mi è per questo di dire: non facciamoci, ecco, in questo momento della scelta, ecco, che ha fattori che non hanno nulla di logico, di vero, di sostanziale, possono portare a fare scelte diverse. Oggi serve il voto utile, molte liste non prenderanno nemmeno il 5%, ci sono deputati che mai e poi mai potranno vincere questa battaglia politica, la può vincere soltanto il Partito Democratico, i 5 Stelle e Forza Italia. Penso che in Forza Italia, per storia, per appartenenza, per capacità, posso sicuramente pretendere di essere votato, perché i trapanesi mi conoscono e i mazzaresi in particolar modo penso che me lo debbano questo, ecco, impegno per fare in modo che insieme si possa costruire un futuro migliore per i nostri figli.
L'ex presidente regionale del PD e già sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, ha dichiarato pubblicamente di sostenere Silvia Calvanico, candidata per Forza Italia alle elezioni regionali che si terranno il 5 novembre in Sicilia, collegio di Trapani. Lo ha fatto nei giorni scorsi alle cantine Florio di Marsala, presente anche il vicepresidente designato della regione, Gaetano Armao. Sentiamo. Ultimi giorni di campagna elettorale in Sicilia, la candidatura di Nello Musumeci con Forza Italia, una vittoria che passa anche dalle candidature come quella di Silvia Calvanico in provincia di Trapani. Silvia Calvanico è una bellissima candidatura di questa terra, una professionista, una giovane di questa terra che ancora oggi crede che in questa terra di Sicilia ci possa essere un futuro per la sua generazione e soprattutto ci possa essere ancora una prospettiva. È un investimento soprattutto di chi crede che ancora qui sia possibile vivere e va sostenuta per questo. Ultimi giorni di una campagna elettorale lunga, vincente, l'obiettivo ovviamente è quello di arrivare al governo. Come si convincono i siciliani in quest'ultima settimana? In quest'ultima settimana i siciliani hanno davanti un'alternativa, essendo per fortuna la prospettiva di una vittoria del PD oramai ampiamente tramontata, perché la sinistra divisa, litigiosa e soprattutto erede del disastro di Crocetta è ultima nei sondaggi. Invece quello che si prospetta è un confronto tra la compagine centrodestra guidata da Musumeci, che mi vede designato vicepresidente, che vuole offrire alla Sicilia una prospettiva di crescita, di sviluppo, puntando sull'economia, sull'innovazione, sulla deburocratizzazione, sulla semplificazione amministrativa, e dall'altro l'improvvisazione dei 5 Stelle, che hanno incentrato il loro programma sul cambiamo, quando piuttosto che cambiare dovrebbero spiegare ai siciliani che hanno fatto in 5 anni di opposizione. E se questi non sanno fare opposizione, tantomeno sanno governare, come peraltro dimostra l'esperienza di Roma, ma in Sicilia di Ragusa, di Bagheria. Il disastro al governo potremmo evitarcelo, c'è bastato quello di Crocetta, ci mancherebbe quello di Cancellieri. Quindi una scelta importante per i nostri concittadini, che speriamo faccia prevalere piuttosto che il giusto malessere, la voglia di protesta, la voglia di governo, la voglia di futuro, la voglia di innovazione. Proseguiamo con l'informazione elettorale. Doppio incontro al comitato elettorale di Giorgio Randazzo, candidato all'ARS nella lista di Diventerà Bellissima. Sabato pomeriggio è arrivato a Mazara Mario Tassone, segretario nazionale del nuovo CDU. Ieri Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader del Movimento per la Sovranità. Sentiamo. Il nuovo CDU oggi a Mazara per appoggiare la candidatura di Giorgio Randazzo alla regione. Oggi il nuovo CDU è a Mazara per appoggiare attraverso Giorgio Randazzo il proprio progetto politico e amministrativo e di governo regionale per la Sicilia. Il cambiamento della Sicilia passa attraverso quali strumenti? Il cambiamento della Sicilia passa attraverso una presa di coscienza. Potrei fare anche un decalogo, ma credo che sarebbe anche un lavoro impervio, per alcuni versi inutile. Una presa di coscienza, un capire che bisogna cambiare passo e soprattutto affidare la gestione al consenso, alla politica, al disinteresse, molto meno alla clientela e agli arruffamenti che certamente non hanno prodotto ritorni positivi per l'isola. Onorevole Alemanno, la sua presenza oggi a Mazara per appoggiare la candidatura di Giorgio Randazzo alla regione. Sì, io credo che fra una settimana si gioca una battaglia molto importante. Dobbiamo fare in modo che Giorgio Randazzo arrivi a Palermo nell'Assemblea regionale siciliana insieme a Nello Musumeci presidente, perché questa regione ha bisogno di una svolta. C'è un livello di disoccupazione troppo alto, ci sono problemi enormi come quelli di immigrazione. Soltanto la nuova classe dirigente può dare la svolta. Abbiamo visto cosa fa la sinistra. Da ex sindaco di Roma vi posso garantire che il Movimento 5 Stelle è un disastro quando governa. Bisogna andare verso il centrodestra e far vincere persone nuove come Randazzo. Per me
oggi è importante la presenza di Gianni Alemanno, perché sta a testimoniare la vicinanza anche della politica a livello nazionale a una regione importante, a una provincia importante come quella di Trapani, attraverso un ricambio generazionale che altri professano ma che non attuano di fatto. Nel pomeriggio avete incontrato i pescatori mazzaresi per affrontare le problematiche del settore? Assolutamente sì, c'è stata un'attenta interlocuzione anche con altri dirigenti del Ministero, grazie all'intercessione di Gianni Alemanno. Abbiamo toccato un tema fondamentale, non solo la fuoriuscita dal mondo del lavoro dei piccoli pescatori che da troppo tempo attendono il pagamento delle indennità dovuto al ritiro del tesserino pesca, ma abbiamo affrontato anche un problema che da troppo tempo in Sicilia soprattutto non viene risolto, quello dell'attribuzione delle quote tonno ai piccoli pescatori. C'è qualcosa che non va in questo sistema, c'è un'interlocuzione che non viene fatta tra la politica e l'Unione Europea, e con Gianni abbiamo preso impegni precisi di attivarci sin dal 7 novembre affinché venga fatta una ricognizione storica per i contributi, questi 40 milioni di euro che non sono stati più destinati ai piccoli pescatori per il ritiro del tesserino, ma anche attraverso un'azione incisiva in quello che sarà il prossimo tavolo tecnico a metà novembre per la distribuzione delle quote tonno. E vediamo adesso gli altri appuntamenti elettorali. Proseguono gli appuntamenti di Giacomo Tranchida, candidato all'Arse con la lista del Partito Democratico. L'ex sindaco di Erice e Valderice oggi pomeriggio sarà nelle contrade marsalesi per incontrare la cittadinanza e illustrare i punti del suo programma elettorale. In serata alle 21 si sposterà presso la Sala Crystal, sempre a Marsala, per incontrare i suoi sostenitori. Domani pomeriggio poi Tranchida sarà a Castellammare del Golfo per illustrare i punti del suo programma agli imprenditori locali. La giornata di appuntamenti terminerà la sera quando incontrerà i cittadini della zona portuale di Trapani. In visita a Calatafimi Francesco Salone, candidato all'Ars nella lista popolare autonomisti. Salone, che ha accompagnato dall'ex sindaco di Calatafimi Nicola Cristaldi, ha effettuato un sopralluogo presso il parco urbano, oggi ridotto a una situazione di degrado, ha osservato il candidato. Ecco perché Salone ha intenzione di studiare in via preliminare un piano di recupero con l'obiettivo di fare ritornare il parco urbano, quel posto incantevole di ritrovo, fruibile come fu all'inizio da cittadini e turisti. È arrivato ieri in Sicilia Matteo Salvini, leader di Noi con Salvini. In serata Salvini si è arrivato a Trapani, da dove questa mattina è partito in treno alla Volte di Agrigento per verificare in prima persona le condizioni del trasporto ferroviario siciliano. È il futuro dei siciliani in ballo e quindi fino al 5 novembre io mi occupo solo di Sicilia, non di Italia, di Veneto, di Puglia. Qua c'è una regione stupenda con una disoccupazione giovanile fuori dal mondo, con un sistema di infrastrutture indegno di una regione europea. Io domani per andare da Trapani ad Agrigento ci metto 9 ore in treno, e quindi c'è qualcuno che ha fallito e c'è qualcuno che invece deve cominciare a fare il suo mestiere. Quindi la Sicilia e i siciliani, senza le false promesse dei 5 Stelle che predicano onestà, raccolgono firme false, dove governano combinano solo disastri. Manifestazione a Pacego per Nino Oddo, candidato all'Ars nella lista di Sicilia Futura PSI. Io credo che il futuro di questa terra, della nostra provincia, sia dato dal combinato fra un'agricoltura di qualità e un turismo destagionalizzato. Questa è la ricetta che io ho tracciato in questa campagna elettorale, e qui a Pacego è evidente che l'agricoltura è fondamentale. Io credo che per anni abbiamo puntato a un'agricoltura di quantità, va dirottata la nostra attenzione verso un'agricoltura di qualità, intendo per dire ad esempio la valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni. E manifestazione a Trapani sabato per Baldo Gucciardi, candidato all'Ars nella lista del Partito Democratico. Ma io continuo ad incontrare centinaia e centinaia, migliaia davvero di cittadini, le sensazioni sono che è sufficiente ascoltare i cittadini, raccontare ciò che si è fatto, i risultati, cioè dare un senso alla politica e fare in modo che la politica abbia un senso per i cittadini. Cittadino che ritiene che la politica non sia importante per la propria vita, per la propria famiglia, per la propria comunità, evidentemente non sarà interessato neppure a recarsi alle urne. Allora, il mio percorso durante questa campagna elettorale è stato quello e continuerà ad essere quello fino all'ultimo istante, di incontrare tutti i cittadini possibili, tutti coloro che posso incontrare, parlare con loro, ascoltarli, raccontare
dei risultati che ho conseguito in questi due anni, nell'intera legislatura, non soltanto nella sanità ma anche in altri campi. Fine settimana denso di appuntamenti in tutta la provincia di Trapani per il candidato all'ARS nella lista del Partito Democratico, Paolo Ruggirello. Il deputato uscente sabato è stato a Mazara del Vallo, dove ha incontrato un nutrito gruppo di familiari che devono fare i conti ogni giorno e per tutto l'anno con il problema della disabilità di un loro caro, e a Marsala, dove ha affrontato i temi dello sviluppo del territorio e del turismo con un gruppo di giovani imprenditori della zona. A Guarrato invece ieri mattina Ruggirello ha incontrato gli organizzatori della 40ª mostra ornitologica, gli appassionati di moto e auto d'epoca, e ieri sera infine manifestazione elettorale con i giovani presso la sala Harmony. Proseguono sino al gran finale del 3 novembre le tappe dello Scegliete il Futuro Tour, la serie di incontri che il candidato alla presidenza della regione per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ha approntato in lungo e largo per tutta la Sicilia. Tra i vari appuntamenti in programma, questa sera a Trapani alle 21 Cancelleri sarà in piazza Mercato del Pesce, dove incontrerà la cittadinanza assieme al vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Domani poi ad Alcamo è in programma un incontro che prenderà il via alle 18 in piazza Mercato. Infine si chiuderà la presenza degli onorevoli Roberto Speranza e Pierluigi Bersani la campagna elettorale dell'avvocato partannese Niccolò Clemenza, candidato con la lista 100 passi per la Sicilia, Claudio Fava presidente nel collegio di Trapani. I due leader nazionali di Articolo 1 e MDP saranno nel trapanese giovedì 2 e venerdì 3 novembre, proprio per sostenere il candidato deputato. L'appuntamento di giovedì con Speranza alle 18.30 a Partanna presso i locali dell'Alter Ego, mentre quello di venerdì con Bersani alle 21 a Marsala presso il Cinema Golden. La città di Mazara sabato celebrerà la giornata nazionale dell'unità. La manifestazione inizierà alle 11 con la celebrazione della messa in cattedrale officiata dal vescovo Mogavero. Al termine, in piazza della Repubblica, si formerà il corteo di autorità, forze dell'ordine, associazioni e cittadini, che si muoverà fino al monumento ai caduti per la patria del lungomare Mazzini, dove sarà deposta una corona da loro. Ed ora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. Su delega del sindaco Cristaldi, l'assessore Vito Bilardello ha partecipato questa mattina a Trapani all'incontro promosso da Franco Giudice, presidente dell'Aerges, con i sindaci del territorio. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, ha detto l'assessore Bilardello, per salvare e potenziare l'aeroporto di Birgi. Ci siamo impegnati insieme agli altri comuni per il nuovo contratto di co-marketing, confermando l'impegno finanziario. Siamo allo sport e calcio, in Lega Pro vittoria Toccasana sabato pomeriggio per il Trapani. Abisceglie e Granata hanno vinto 3-0 il match contro i locali, valido per l'undicesima giornata del torneo. Passiamo alla Serie D, dove continua il momento del no del Paceco, sconfitto ieri pomeriggio 3-1 fuori casa dalla Portici. E scendiamo di categoria, vediamo assieme i risultati e classifiche di eccellenza e promozione. Campionato d'eccellenza, Girone A, ottava giornata, Atletico Campofranco Castelbuono 2-0, Caccamo Mazara 1-1, Canicattì Alcamo 4-1, Casteldaccia Licata 0-1, Camarat Dattilo 2-1, Marsala Parmonval 4-0, Monreale Cus Palermo 1-4, Profavara Mussomeli 2-0. La classifica in testa il Marsala con 22 punti, poi Licata 21, Dattilo 18, Caccamo 15, Mazara e Alcamo 14, Parmonval 12, Canicattì 11, Atletico Campofranco e Cus Palermo 10, Profavara 9, Castelbuono e Camarat 7, Casteldaccia e Monreale 4, Mussomeli 2. Campionato di promozione, Girone A, ottava giornata, Atletico Ribera Altofonte 0-1, Campobello Vallelunga 2-2, Castellammare Partinico Audace 0-4, Cinque Torri Casteltermini 1-0, Don Bosco Partinico Nuova Sanchez 4-2, Libertas 2010 Gattopardo 2-2, Ravanusa Castellammare 94 0-0, Serra di Falco Salemi 1-2. La classifica in testa è il Partinico Audace con 24 punti, poi Salemi e Castellammare 94 con 20, Altofonte 17, Castellammare 14, Cinque Torri 13, Vallelunga 12, Campobello 9, Gattopardo e Ravanusa 8, Don Bosco Partinico e Serra di Falco 7, Libertas 2010 6, Atletico Ribera 5, Nuova Sanchez 4, Casteltermini 3. Pareggio a Caccamo dunque ieri per il Mazara di mister Totò Brucculeri, un buon punto contro una formazione ostica. Mazara in vantaggio nel primo tempo con Rosella, pari dei locali nella ripresa con Clemente. In classifica gialloblu a quota 14 punti, mercoledì si torna già a giocare, i canarini affronteranno in casa la Pro Favara. Ecco lo sport è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.